Presidente, una mattinata all'insegna della solidarietà che ha voluto organizzare Confesercenti per sostenere i più deboli. Una carezza al cuore che le imprese non devono mai dimenticare. Confesercenti è anche questo, è anche stare tra la gente che ne ha più bisogno. L'abbiamo fatto stamattina con la diocesi di Napoli, con Don Mimmo Battaglia, con 200 doni. L'abbiamo fatto adesso con le Suore di San Gregorio Almeno per sensibilizzare quel territorio che ha maggiore difficoltà. Confesercenti è orgogliosa di poter stare a fianco alle imprese, Confesercenti è fiera di poter stare a fianco alle persone che nella nostra città hanno qualche sofferenza in più, perché questa è la vera città, queste sono le vere persone che dobbiamo custodire, tutelare, perché le imprese possono avere forza economica per poter far crescere le loro imprese sul nostro territorio. Avete donato dei pacchi alimentari e far mettere qualcosa a tavola in questi giorni particolari, ma tutto l'anno è sicuramente qualcosa che poi riempie il cuore. Grazie a delle imprese del nostro territorio, delle eccellenze del nostro territorio come il gruppo Marican, che hanno voluto fortemente starci a fianco in questa operazione, abbiamo fatto dei pacchi di prima necessità: pasta, zucchero, olio, dolci, tutto quello che può servire a una famiglia per poter, come dire, vivere con serenità. Lo ricordiamo, Confesercenti non è nuovo a queste iniziative, abbiamo partecipato anche noi l'anno scorso con la comunità di Sant'Egidio ed altre iniziative. Sì, vero, la lasagna solidale, la pizza solidale, abbiamo sempre avuto imprenditori eccellenti del nostro territorio che rappresentiamo, che hanno alzato la mano prima che glielo chiedessimo, per poter stare a fianco agli imprenditori, alle famiglie più bisognose, dove l'imprenditore in quel momento è diventato un napoletano in mezzo ai tanti napoletani per poter vivere la sofferenza, per poter vivere il dolore, per cercare di stare a fianco a coloro che ne hanno bisogno. Presidente, anche il Covid ha acuito le difficoltà economiche e la povertà che 2022 ci apprestiamo a vivere. Purtroppo sì, non è finita, dobbiamo continuare a vaccinarci tutti, dobbiamo cercare di rispettare il distanziamento, dobbiamo cercare di rispettare le regole, dobbiamo fare in modo che le imprese non richiudano un'altra volta. Il momento non è bello, dovremmo affrontare altri momenti, come dire, di difficoltà, ma dobbiamo essere consapevoli che l'unica cosa che ci può salvare è vaccinarci tutti e prima possibile.